Amen. Credo che scopriremo nelle prossime settimane tutte le rivelazioni su come Gesù vuole che ci vediamo, pensiamo a noi stessi e ci comportiamo in questo mondo, e l'importanza di vivere una vita pronta come cristiani rinati. Ho detto nel sermone precedente che credo che il tallone d'Achille dei rinati oggi è che non ci vediamo, pensiamo a noi stessi o ci comportiamo come Gesù desidera che facciamo. Non sappiamo chi siamo, abbiamo un problema di identità, quindi non ci comportiamo come Gesù ci ha creati per essere in questo mondo. Molti di noi vogliono essere pronti senza sapere che lo siamo già, fatti per essere pronti. Questa mattina credo che ci siano molte persone che vogliono vivere vite pronte, ma dobbiamo concentrarci su queste vite. Dobbiamo sapere chi siamo, chi Cristo ci ha fatti essere, così possiamo rappresentarci come Lui vuole che ci rappresentiamo come la Chiesa qui sulla terra mentre viviamo. Troppi dei nuovi creati di Dio non vivono vite pronte e stanno perdendo tanto della loro fede, del patto di fede. In questo mondo, quindi, c'è un patto di fede di cui facciamo parte, e questo patto di fede richiede una vita pronta, richiede azione immediata. La Bibbia dice che la fede è ora, e poiché molti cristiani rinati cercano di diventare pronti invece di vivere dalla base di essere stati fatti pronti, perdiamo tanto di ciò che il patto di fede ha da offrirci in questo mondo. La valuta del cielo è fede, non lacrime. Di al tuo vicino che è una rivelazione che devi ottenere. La valuta del cielo è fede e non lacrime. Molti cristiani rinati pensano che poiché piangono a Dio e versano lacrime, il Signore agirà. Ora il Signore non agirà a causa delle tue emozioni. Il Signore agirà a causa della tua fede. La Bibbia dice: cos'è la fede? È ciò che credo messo in azione. La fede è una cosa di adesso, non una cosa di domani. Lascia che preghi su di essa, digiunerò e spero che venga dal Signore. No, la fede è una cosa di adesso. Vivere pronti è un comandamento di Gesù. Gesù ci comanda di vivere vite pronte, ma purtroppo ci sono conseguenze per coloro che non vivono vite pronte come credenti rinati. In Luca capitolo 12, versetto 35, dice di essere pronti per l'azione in qualsiasi momento. Siate come servi che anticipano il ritorno del padrone da una celebrazione di nozze. Sono pronti in un attimo, dillo con me, in un attimo. Non il pastore, lascia che preghi e cerchi Dio su questo. O dovresti partire, seguire, unirti e diventare. Oh, ma ricorda, lascia che preghi su questo, lascia che cerchi Dio, lascia che vada e trovi qualche altra persona per confermare cosa sta succedendo. Il Signore dice di dare. Oh, ma vediamo cosa dice Google. Essere pronti per agire in un attimo di preavviso. È una vita pronta. Dobbiamo essere servi che aspettano il ritorno del padrone. Dovremmo vivere come se Gesù tornasse domani. Dobbiamo essere pronti in ogni momento perché Lui chiuderà e aprirà porte, promesse e porte per noi. Vivere pronti a che fare con un carattere di preparazione. Un carattere di azione, una caratteristica di attesa, l'apertura e la chiusura delle porte. Abbiamo appena cantato quella canzone dove diciamo: qui faremo tutto ciò che è sciolto in cielo sarà sciolto sulla terra e tutto ciò che è legato in cielo sarà legato. Quindi ci sono porte che Gesù aprirà per te mentre vivi una vita pronta, mentre vivi. Mentre ti aspetti che le cose cambino nella tua vita, sei attivamente obbediente alla parola di Dio, non procrastini mai, ti prepari sempre, anticipi che accadano cose molto buone. La maggior parte dei cristiani si aspetta cose brutte. Amen. Il peggio deve ancora arrivare. Voi tutti amate, ma in realtà ogni giorno viviamo così.
Così. Sentiamo cattive notizie e pensiamo che sia la fine del mondo. Il peggio deve venire. No, devi leggere questo libro. Sei nella squadra vincente. Il meglio deve ancora arrivare. Il peggio arriverà per il mondo, ma il meglio deve ancora venire per il popolo di Dio. Quindi voglio incoraggiarti a prepararti per cose migliori. Inizia, sii pronto, anticipa una vita più grande, una vita migliore, più persone che vengono alla tua cellula, più persone che vengono alla tua chiesa o campus, ogni luogo per espandersi, crescere di più. Porte da aprire invece di porte da chiudere. E se una porta si chiude, non significa che tutte le porte siano chiuse. Forse solo quella si chiude perché Dio sa meglio. Come credenti rinati facciamo parte dei vivi sulla terra e non più dei morti. Gesù ci ha resi vivi in Lui. Abbiamo ricevuto la vita eterna quando gli abbiamo dato i nostri cuori. Quando siamo rinati non siamo più morti, non più. Amen. La prossima volta che qualcuno ti dice perché hai quella faccia, perché il volto triste e sei rinato, è un imbarazzo. Non dovresti avere un volto triste. Non fai più parte dei morti, ora sei parte della vita, quindi vivi, amen. È gratuito, non devi pagare, Gesù ha già pagato. Abbiamo nuova vita come figli di Dio rinati sulla terra. La vita eterna scorre in noi mentre parliamo, camminiamo e lavoriamo qui. Essere rinati ti rende parte della famiglia vivente sulla terra. Sei parte dei vivi sulla terra. Quando Gesù ti guarda, vede se stesso vivere in te. Sei vivo, non sei più morto, sei vivo. Dio non ti vede più come un uomo o una donna morta, ma come un uomo e una donna resi vivi in Lui, vivi. Essere rinati, famiglia, significa che sei realmente in vita. Non sei più un morto che cammina, sei venuto all'esistenza, sei stato messo in uso da Dio. Oh, come può Dio usarmi quando ho 5 anni? Beh, ha un talento per usare persone negli 80. Mosè, Caleb, tanti uomini hanno iniziato il loro vero ministero quando erano nella loro vecchiaia. Così Dio può usarti quando rinasci. Dio ti ha fatto nuovo. Ti ha dato una nuova vita, ti ha portato all'esistenza e ora sei adatto per qualsiasi buon lavoro che ha pianificato per te. Oh no, non ho un lavoro, pastore. Chiedi a Gesù per cosa ti ha creato. Chiedi allo Spirito Santo di guidarti a fare ciò che tuo padre vuole. Se non hai un lavoro, hai un'attività, l'attività di tuo padre. Costruisci l'attività di tuo padre. Fai ciò che Lui vuole e presto Dio ti fornirà un asino che ti fornirà finanze in questo mondo. Come cristiani rinati, devi capire che la tua prima responsabilità è l'attività di tuo padre, non la tua attività, non il tuo lavoro. Quello è l'asino che paga le tue bollette mentre fai l'attività di tuo padre. Gesù ha reso il nuovo uomo in Cristo completamente pronto. Ecco perché devi rinascere. Se non rinasci, non sei pronto per l'uso di Dio. Non sei pronto per entrare nella sua presenza. Nessun uomo, donna o bambino vedrà il cielo a meno che non siano rinati. Non puoi far parte della nuova creazione, della nuova cosa che Dio sta facendo a meno che tu non sia rinato. Non puoi far parte di questa creazione a meno che tu non ci nasca. Ecco perché la Bibbia dice che ciò che è nato dalla carne è carne. Quindi se vuoi vivere e morire come un essere carnale, fallo pure. Ma non vedrai mai l'eternità né il nuovo regno a meno che tu non rinasca. Ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti di ciò che dico, devi rinascere. Ciao? E quando rinasci, Lui rende il tuo spirito completamente pronto. Purtroppo molti cristiani rinati non credono di essere pronti. Passano la vita cercando di diventare pronti e perdono tanto di ciò che Gesù vuole fare e può fare attraverso le loro vite. Quindi non viviamo dalla carne ma dallo spirito. Essere pronti significa che il tuo spirito è pronto,
il tuo spirito è completo, il tuo spirito è nato da seme incorruttibile, non c'è corruzione nel tuo uomo spirituale. Ciao! Dio non deve aggiungere nulla al tuo spirito. Ti ho detto lo scorso fine settimana, lui dice che non ti manca nessun dono, parla dello spirito. Non può dire che ti ha reso pronto per ogni buon lavoro, ma ti mancano certi doni. No. Tutti i doni. Se Gesù decidesse tra 5 giorni di fare il più grande miracolo del mondo tramite te, potrebbe usarti. Non deve darti il dono dei miracoli o l'unzione dei miracoli 2 giorni prima. Amen. Smetti di vivere come se Dio non potesse usarti. Vivi come se sei il vaso usato da Dio e vedrai come Dio ti userà. Quando sono stato salvato, racconterò la storia perché pensavo di dover andare alla cellula di preghiera 2 ore prima, aspettare che l'unzione venga su di me prima di iniziare la cellula. E se l'unzione non c'è, il Signore mi ha fatto uscire rapidamente da quella mentalità. Disse, non ti do l'unzione ogni tanto. O hai un'unzione o non ce l'hai, e ovunque tu vada, l'unzione opererà se permetti all'unzione di operare. Amen? Non sto dicendo che non dovresti pregare e digiunare. Per favore, devi farlo. Tutti dobbiamo farlo. Non è se. Tutti preghiamo e digiuniamo, cerchiamo il volto di Dio. Gesù si allontanava, lasciava tutti, cercava il Padre, pregava, si fortificava e poi tornava di nuovo al ministero. Quindi hai un'unzione. Vero? Ok, ora lascia che il mondo veda che hai un'unzione. Galati capitolo 6, versetto 6 dice, in Cristo Gesù né circoncisione né incirconcisione valgono qualcosa, ma una nuova creazione. Nulla ha valore, solo una nuova creazione. Non importa se sei circonciso, non circonciso, bianco o nero, israeliano, arabo, africano, non ha importanza. Ciò che conta in Cristo è una nuova creazione. Ciò che conta per Dio è siano fatte nuove. Qual è la differenza tra cristianesimo religioso e cristianesimo relazionale? Cristianesimo relazionale sono persone che sono nate nuove, che sono fatte nuove. Sono rinati dallo Spirito di Dio. Non sono esseri carnali che cercano Dio o un'esperienza spirituale. Miliardi di persone vanno in chiesa oggi e vogliono un'esperienza spirituale partendo dalla carne. Puoi avere questo nella religione, non ti porterà da nessuna parte e certamente non ti porterà in paradiso o far parte della nuova creazione. Ciò che vale in Cristo è una nuova creazione. Nient'altro ha valore. Ha eliminato il vecchio mondo e sta entrando nel nuovo mondo. E la vecchia creazione di cui facciamo parte, la carne, ha creato ogni cosa e poi ha fatto l'uomo come il culmine e la cosa più importante della creazione. Quindi ha creato tutto e poi ha creato l'uomo. Nella nuova creazione ha portato avanti il nuovo uomo e poi porterà tutto all'esistenza da il nuovo uomo. Quindi non è accettare Gesù, non è solo, oh, voglio andare in paradiso. No, no, è molto di più. Diventi un erede del nuovo. Cos'è importante per Dio? La nuova creazione? Essere fatti nuovi da Gesù attraverso la rinascita significa che sei una nuova creazione, sei una creatura nuova. Voglio solo parlare un po' perché è molto importante vivere in modo giusto. Pronti?
Perché se sai chi ti ha fatto essere, puoi vivere da quella base. Se non sai chi ti ha fatto essere, cercherai di arrivare a un certo punto. Perché lui ti usi o per essere pronto. Perché molti di voi sentono che devono andare alla scuola biblica per 6 anni per essere pronti ad essere usati da Dio. 10-1, quella mentalità ti renderà religioso e ti perderemo tra 3 anni. È meglio capire chi ti ha fatto essere. Sei una nuova creatura di Dio. Sei una nuova creatura. Questo significa che la persona rinata è qualcosa di completamente nuovo creato da Dio. È una nuova creatura, una creazione nuova e speciale. Non fa parte della vecchia creazione. L'unica cosa che rende un credente rinato parte della vecchia creazione è vivere in quel corpo. Ecco tutto. È l'unica cosa che ti collega al vecchio. E Dio lo permette perché il suo scopo è ancora portare molti altri nel nuovo regno. Ciao. Perché non sono in paradiso? Perché Dio vuole usarti per portare altri nel nuovo? Dio vuole usarti per raggiungere altri affinché possa farli diventare nuove creature. Quindi pensa a tutto ciò che Dio ha creato in questa creazione in cui siamo seduti. Amen. Tutte le cose belle che Dio ha creato, tutte le creature che Dio ha creato, le creature striscianti, le creature volanti, le creature nuotanti. E poi le creature che camminano, che è l'uomo. È semplicemente incredibile ciò che Dio ha fatto. Guarda tutti i tipi di farfalle, tutti i tipi di insetti, mosche, zanzare, ragni e altro, lucertole e altro, tutti gli uccelli, tutti i pesci del mare, creature incredibili, incredibili. Poi l'uomo e poi dice: farò qualcosa di meglio. E quando dai la tua vita a Gesù in quel momento, crea una nuova creatura in te. Qualcosa in questo mondo mai visto prima. Abbiamo visto quando Gesù risorse dai morti. Un essere non limitato dalle dimensioni e dal tempo. Ci ha dato un'idea del nuovo te, come Gesù nel corpo glorificato. La gente pregava, pregava, pregava e poi attraversava il muro. Nessuna limitazione. Qualcosa di nuovo. Se questo non ti entusiasma, non so cosa farà. Non ti sta rinnovando. Non sei un lavoro di rinnovo. Alcuni pensano che sia un lavoro rinnovato. Non sta rinnovando. Sta tagliando via gli strati. Sta rimuovendo gli strati per mostrare il vero te, una nuova creatura. Parte delle sue nuove creature, della nuova creazione. Nati di nuovo da seme incorruttibile, che è la parola di Dio. In 1 Pietro 1, versetto 23, dice: siete rinati dall'alto, trasformati spiritualmente, rinnovati e messi da parte per il suo scopo. Non per il tuo scopo. Non sei stato salvato per vivere come vuoi. Non ti ha creato di nuovo per essere il Dio di questo nuovo regno, per scegliere quando vuoi servirlo, dove vuoi servirlo, quante volte la domenica vuoi andare in chiesa, vuoi davvero tornare a casa, quindi voglio far parte di ciò che fa la mia chiesa? Lasciami rileggere.
Perché se sei nato di nuovo, dice qui, rinato dall'alto, trasformato spiritualmente, rinnovato, e cosa? Messo da parte per il suo scopo divino, non di seme che è peribile, ma da quello che è imperituro e immortale, cioè attraverso la parola vivente ed eterna di Dio. Quindi sei nato di nuovo, trasformato, pronto, dato una nuova vita da seme incorruttibile, imperituro, immortale, vivente, eterna parola di Dio. Ora in te, come credente rinato, il tuo spirito, quando Dio guarda, vede una creatura incorruttibile, imperituro, immortale, vivente, eterna, nata dalla parola di Dio, un miracolo il più grande. L'uomo non l'ha toccato. Ecco perché Gesù era speciale. Lo Spirito Santo concepì quel seme in un grembo. Non c'era carne coinvolta. Nessuna macchia di sangue. Nessuna infezione di peccato. Un miracolo. Un'opera di Dio. In quel grembo di Maria Dio allungò la mano attraverso quella dimensione di carne e grembo e ha messo la parola incorruttibile in quel grembo, quel seme. Incorruttibile, imperituro, immortale. Ecco perché tentarono di uccidere Gesù, ma non ci riuscirono perché la mano di Dio si estese attraverso la carne, nel grembo, piantò l'incorruttibile seme della parola vivente che è Gesù e lo lasciò crescere e nascere in questo mondo. E cosa fa Dio ora? Vediamo. Sei ancora con me? Perché sei così accigliato? Capisci sì? Questo? E quindi cosa fa Dio ora? Il grembo del mondo? Il globo? Mi dispiace per voi terrapiattisti. Dovete studiare la Bibbia, ok? Il mondo è come un grembo. E Dio si estese in questo mondo terreno con la sua mano e ti ha toccato e ha generato in te. Ecco perché ti chiamano piccoli Cristi, perché come lui è, così sei tu in questo mondo. Ecco perché ti dice che puoi fare tutto. Ecco perché Gesù ha detto che farai ciò che ho fatto e molto di più. E ha generato in quel vaso un essere spirituale proprio come lui. E pensi di non essere speciale? E pensi di non essere pronto? Sei nato di nuovo, trasformato e reso nuovo dalla parola di Dio incorruttibile, imperituro, immortale, vivente, eterna. In Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17 dice: quindi se qualcuno è in Cristo, se qualcuno non tutti, chiedi al tuo vicino: lo sei? Egli è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono nuove, sono diventate nuove. Questa nuova creatura che Dio ha creato per se stesso è fatta per essere pronta in questo vecchio mondo che sta passando
Ma tu non sei più vecchio, sei nuovo ai suoi occhi, sei vivo e vuole che tu veda il nuovo. Smetti di concentrarti sul vecchio e scopri il nuovo. Più scopri il nuovo, più vivrai una vita pronta, più saprai, ehi, posso pregare per i malati e guariranno, posso imporre le mani su queste persone, riceveranno lo Spirito Santo, posso condividere il Vangelo e saranno salvati, posso fare tutto attraverso Cristo Gesù che mi fortifica. Essere pronti significa essere completamente preparati per un'azione immediata. E alcuni di voi devono capire questo, non per riscaldare il posto. Perché tutta l'azione che vediamo è l'azione di lode, è l'azione di adorazione, è l'azione dalla prossima domenica, siediti di nuovo. Lode e adorazione e poi nulla durante la settimana e poi domenica prossima. Sedersi, il puro calore, lodare il Signore. Adorare il Signore. Alcuni di voi non lodano nemmeno il Signore, solo seduti qui a guardarsi intorno, ma voi dite al vicino, spero che non parli di voi. Una vita pronta è fatta per l'azione. Ecco perché Gesù disse, vai. Non andare e decidere, vai. Nel mondo predica il Vangelo, annuncia la buona notizia, guida le persone a Cristo, insegnale, addestrale, discepole, cammina con loro, piangi con loro, ridi con loro, aiutale. Chi stai aiutando, Chiesa? Chi stai aiutando stamattina? Alcuni di voi sono depressi, volete togliervi la vita, piangete perché è colpa vostra, non state raggiungendo, siete una palude. La palude puzza molto. Gesù è acqua viva, non uno stagno, senza sbocco. Ecco perché il Mar Morto si chiama Mar Morto a causa di molti affluenti, ma nessuno sbocco. Ecco perché quando verrà, Gesù metterà piede sul Monte degli Ulivi e poi creerà una crepa attraverso quelle montagne fino a quel Mar Morto. Perché guarda il Mar Morto e pensa che sei una cosa morta, non servi a nulla. Se vai al... qualcuno è stato al Mar Morto. Qualsiasi cosa nel Mar Morto galleggia. È come alcuni di voi cristiani rinati. State solo galleggiando nella Chiesa. Pensate che la Chiesa sia il problema. No, siete morti. State galleggiando. Perché tutto ciò che fate è ogni domenica prendete la parola di Dio, prendete la lode e l'adorazione, prendete il caffè e i biscotti dopo il servizio, prendete la comunione, prendete, ma non date mai. Non date finanziariamente all'attività del Padre, non date alle persone, non date il vostro tempo, non date i vostri sforzi, non date il vostro servizio. State galleggiando e poi galleggiate da CRC. E poi galleggiate a questa chiesa, e galleggiate a quella chiesa, e poi galleggiate, quindi siete solo galleggianti? E i galleggianti puzzano? Puzzano. Siete stati in uno stagno dove c'è molto, nulla? Vive in stagni così, tutto alla fine muore. Quindi quando siete pronti siete adeguatamente equipaggiati, siete completi, aggiustati, sistemati, per azione e scopo. Essere pronti significa essere rapidi nel percepire, comprendere, parlare e scrivere. Amen. Hai un libro da scrivere su Gesù, è dentro di te, amen, devi solo tirarlo fuori. Hai un messaggio di preghiera su Gesù, è dentro di te, devi solo imparare a tirarlo fuori. Hai la leadership in te, devi solo imparare a tirarla fuori. Hai una vita santa in te, devi solo imparare come tirarla fuori. Hai la generosità in te, devi solo imparare. Posso avere un amen travolgente su questo? Perché tutti voi volete tirare fuori tutto tranne la generosità. Oh no, Signore, è mia. Essere pronti significa essere rapidi nell'azione, nella performance, nella manifestazione. Essere immediatamente disponibili per l'uso. Quindi vi darò alcune cose prima di andare questa mattina. Siete resi pronti da Gesù, numero uno, per essere testimoni.
non devi andare alla scuola biblica per diventare un testimone. La Bibbia, lasciatemi chiedere, chi di voi è nato di nuovo e sa di aver ricevuto lo Spirito Santo? Alzate la mano. E prima di andare oggi, molti di voi daranno la loro vita a Gesù e riceveranno lo Spirito Santo. Amen. Ma se hai lo Spirito Santo e hai un'unzione, perché mai non sei testimone? Perché quale spirito hai ricevuto esattamente? Perché Gesù disse che riceverete potere quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete testimoni. La manifestazione del potere è testimoniare. Alcuni di voi sono caduti. Il motivo per cui state degradando nel vostro cammino con Dio è perché avete smesso di essere testimoni. Ecco perché non avete potere sul peccato, non avete potere su molte cose. O di al tuo vicino, è stretto, ma è giusto. Sì, hai cercato di incolpare Dio e tutti gli altri, ma non esci e non sei un testimone. Qualcuno interessato, più potere. Intendo potere dello Spirito Santo. O vai a testimoniare. Vai a testimoniare, sì, un testimone. Il potere è numero uno. Se vuoi avere il potere di costruire un'azienda, potere di fare ogni tipo di cosa, ma violi ciò per cui il potere è in primo luogo. Non accadrà. Ecco perché ci sono uomini di Dio che non solo predicano, camminano nel potere, la manifestazione del potere dello Spirito. Come camminano in quello? Perché Dio li ha presi e immersi in olio speciale di unzione. Perché loro hanno fatto il loro essere testimoni, mai cambiato per essere testimoni. Atti 1, versetto 8 dice: riceverete potere quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete miei testimoni a Gerusalemme, a Londra, nel Regno Unito, in Europa e nel mondo intero, fino ai confini della terra. Numero 2. Sei pronto per servire grazie a Gesù. Ciao. Servire? Dove servi nella casa di Dio? Sei fatto per servire, non per essere servito. Non solo qui per te. Sì, quando sei un neonato in Cristo e quando sei nuovo siamo qui per te. Ti amiamo, tutto ciò che facciamo è per te, per portarti il messaggio che può salvarti. Ma quando sei nato di nuovo, sei fatto per essere come Gesù. Gesù disse: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Immagina cosa succederà alla nostra Chiesa in tutto il Regno Unito, Europa e il mondo se ognuno di noi servisse come dovrebbe. So che non ti piace quello che dico. Non mi importa davvero. Non mi interessa tanto. Come ti senti su ciò che dico? Il problema è che ti agiti perché dico la verità. Sta tagliando il tuo cuore. Non servire da qualche parte è orgoglio. Ok. Marco 10, 45, devo essere rapido. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per molti. Non vado alla CRC perché ti consumeranno l'esistenza. La tua vita deve essere usata perché la tua vita riguarda solo te. Non possiamo vedere Gesù in te perché riguarda solo te. Pensavo fossi morto alla vecchia vita e vivo alla nuova. Alcuni di voi vivono come se fossero il Signore e lui no.
Avrei dovuto scegliere l'altro servizio. No, dovresti essere qui. Perché è per questo che lotti, è per questo che vacilli, è per questo che fallisci, è per questo che ti metti nei guai. E sto parlando di perfezione, ci mettiamo tutti nei guai, ma sappiamo come uscirne. Torniamo alle basi, divento di nuovo testimone, ricomincio a servire. In 1 Timoteo 6, versetto 18 dice che facciano del bene e siano ricchi di buone opere, pronti a dare, disposti a condividere. Il giorno in cui sei nato di nuovo, Dio ti ha reso pronto a dare. Non il tuo tempo e i tuoi doni e talenti. Sì, quello che pensi, denaro. Il tuo vero Dio. Sei stato reso pronto a insegnare. Scusami, per insegnare e formare. Matteo capitolo 28, non lo leggo per te, leggilo tu stesso. 2 Timoteo capitolo 4, versetto 2 dice, predica la parola. Sii pronto quando è il momento giusto. E anche quando non lo è, come oggi. Soprattutto quando non vogliono sentire ciò che dici. Dice di mantenere l'urgenza. Che l'opportunità sembri favorevole o sfavorevole, sia conveniente o scomoda, che sia benvenuta o non gradita. Dice di correggere chi è in errore di dottrina o comportamento, avvisare chi pecca, esortare e incoraggiare chi cresce verso la maturità spirituale con pazienza infinita e insegnamento fedele. Sei stato preparato a predicare la parola. Ho dato la mia vita a Gesù ieri. Sì, sei pronto a predicare la parola. No, non ho letto la Bibbia. Sei pronto a predicare la parola. Ecco perché devi leggere la Bibbia. Per mostrarti che sei pronto. Amen. Sei pronto a correggere. Non puntare il dito. Correggere l'errore di dottrina. E comportamento. Non essere il poliziotto del cielo. Ma hai il diritto di dire, ehi fratello, il tuo comportamento verso Tizio e Caio, forse stiamo solo controllando se è giusta. Oh sorella, Tizio e Caio ti dicono, oh non devi dare, Google dice questo nell'Antico Testamento, oh scusami. Sai una cosa? La Chiesa, lo sai? Di Gesù Cristo sarà la più ricca istituzione sul pianeta Terra, facendo il più grande lavoro per l'umanità. Se i cristiani rinati onorassero Dio come dovrebbero. Ecco perché credo se sei rinato e non sei un donatore come dovresti per le cose di Dio, un giorno renderai conto per i milioni di persone non salvate, per le chiese non costruite, perché Dio ha deciso dal primo giorno in cui ha creato l'uomo carnale che lavorerà attraverso l'uomo. Quindi tutto. La saggezza verrà attraverso l'uomo, la guarigione verrà attraverso l'uomo, la liberazione verrà attraverso l'uomo, la salvezza verrà attraverso l'uomo, le finanze verranno attraverso l'uomo. So che alcuni di voi pensano che Gabriele venga ogni tanto e lasci una barra d'oro e per noi dire passa sopra le tue orecchie per il prossimo. No, 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 non funziona. Viene attraverso di lui. Gesù vive attraverso di lui. Quindi perché stai accumulando? Adori, lui adora attraverso, tutto è attraverso, ma poi quando si tratta di dare, sei davvero salvato? Lui dice di avvertire. Amen, avvertì. Avvertire cosa? Del peccato.
Il peccato è ancora la cosa principale che tiene le persone lontane da Dio, dalla vita eterna, dal perdono, dall'amore e dalla restaurazione. Peccato. Quindi non minimizzare il peccato, anche se certi pastori e predicatori lo fanno oggi. Il peccato è ancora peccato ed è la forza più potente dopo Dio stesso. Lui dice poi di esortare e incoraggiare chi cresce spiritualmente, con pazienza inesauribile, pastori, leader. La vostra pazienza non può finire, come altre cose. È insegnamento fedele. 1 Pietro 3,15. Sto quasi chiudendo. Ma santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Questo è un colpo di scena. Gesù è santificato nel tuo cuore. Lui ti ha santificato, ti ha messo da parte. Hai messo il tuo cuore da parte per Lui? Quando nulla è più importante di colui che ti ha salvato, la tua anima, colui che ha dato la vita per te, colui che ha sanguinato per te sulla croce, colui che ha pagato per i tuoi peccati, colui che ha aperto una via per te per uscire dall'inferno ed entrare in paradiso, lo hai santificato? Perché se non lo hai santificato, quando quella ragazza arriva e diventa tua sposa, allora improvvisamente lei è più importante di Gesù. O quando arrivano i figli, ora i figli sono più importanti di Gesù. E poi arrivano il gatto e il cane, e ora loro sono più importanti di Gesù. Hai santificato Gesù nel cuore? E sii sempre pronto a dare risposta a chiunque chieda ragione della speranza che è in te, con dolcezza e rispetto. Quindi, come figli di Dio, rinati, dobbiamo essere sempre pronti. Quando le persone ti chiedono perché sei così felice, perché sei così entusiasta, il mondo sta crollando, ma sembra che nulla ti preoccupi, cosa succede? Puoi spiegarglielo bene? Questa è la speranza di Cristo, la speranza del futuro che è in Cristo e vive in te. Puoi spiegarglielo bene? O ti conformerai ai loro lamenti, ai loro gemiti, alla loro ricerca di problemi, al loro puntare il dito? Dai, ti ha reso pronto. Vivi dal tuo spirito, uomo. Vivi dal tuo spirito, uomo. Amen. Ti lascio con questa scrittura. Romani, capitolo 19, versetti 6 e 8. Ricorda, abbiamo parlato dell'uomo spirituale. Sei un essere tripartito come il nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti ha creato a sua immagine. Quindi sei un essere spirituale, hai un'anima e vivi in un corpo. Ciò significa che se non sei nato di nuovo, non hai uno spirito. Non hai uno spirito. Sei un'anima che vive in un corpo fisico. Il tuo spirito è morto per Dio. È lì, ma è morto per Dio. Non è connesso a Dio. È diventato corruttibile. E quando parliamo di vivere pronti, ha reso pronto il tuo uomo spirituale. Ora guarda, perché alcuni di voi penseranno che questa è la nuvola di gloria. Tutto ciò che devo fare è fluttuare. Sono pronto. Dio fa tutto. E poi non farai nulla per Dio. Ricorda, essere pronti è agire. Ok, nel libro dell'Apocalisse capitolo 19 dice: poi ho sentito come un grido di una vasta moltitudine e come il boato di molte onde che si infrangono e come il ruggito di potenti torrenti di tuoni che dicevano: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, il Sovrano di tutti regna. Rallegriamoci e gridiamo di gioia. Diamo a Lui gloria e onore, perché il matrimonio dell'agnello è finalmente arrivato. E la sposa, i redenti, si è preparata da sola. Una traduzione dice: la sposa si è preparata. Le è stato permesso di vestirsi di lino fine, bianco e pulito, perché il lino fine, significa le azioni giuste dei santi, la condotta etica, l'integrità personale, il coraggio morale e il carattere divino dei credenti.
Così Giovanni viene portato in cielo, vede la fine e mentre sta in cielo sente queste voci di tuono gridare Alleluia all'Onnipotente. Dice: ora è arrivata la cena di nozze dell'agnello, il giorno delle nozze dell'agnello è arrivato e la sposa, i nati di nuovo, i redenti si sono preparati, si sono resi pronti. Quindi devi capire che quando parliamo di vivere pronti, c'è una parte da svolgere dalla tua parte. Questo significa che se prendo il pastore Eddie oggi, credo che si vesta da solo. Prego che lo faccia. Amen. Nessun altro ha bisogno di vestirlo. Si mette la propria biancheria, i propri pantaloni, le proprie camicie, le proprie giacche. Si veste da solo. Per essere pronto per la giornata. Ringraziamo Dio che lo fa. Perché altrimenti penseremmo che è un pazzo, ha perso la testa, cammina nudo vicino alla chiesa. Quindi Dio ti ha reso pronto, ma tu ed io dobbiamo prepararci. Come ci vestiamo con atti di giustizia e rettitudine? Ora è una cosa meravigliosa dei matrimoni. Alcune ragazze sembrano Cenerentola e poi nel giorno del matrimonio sembrano regine. È vero? Voglio dire, è incredibile, è meraviglioso. Siamo uomini e ci piace, a tutti piace. Ma cosa fa lei? Passa dall'essere una Cenerentola e si prepara per essere una regina. Lei si prepara con cura e attenzione per il giorno. Si veste, si prepara, si trucca con attenzione e cura. Voglio dire, si prepara pronta. Quindi anche se parliamo di essere spiritualmente pronti per ogni tipo di buone opere, devi sapere che c'è un elemento di noi che ci prepariamo per il matrimonio. Anche se siamo spiritualmente pronti, la sposa ha la responsabilità di prepararsi mentalmente e fisicamente. Fisicamente pronta. E si veste con atti giusti e di rettitudine, condotta etica, integrità personale, coraggio morale e carattere divino. È come vestiti che indossiamo. Ogni giorno devi prendere decisioni, devo fare quelle scelte. A volte io indosso il sbagliato, tutto straccio sporco. Amen? Hai mai quelle mattine in cui ti sei appena svegliato, non vuoi alzarti, sei in ritardo, esci di corsa, prendi solo una camicia o una giacca e la indossi, ma ti rendi conto, accidenti, quando sei a metà strada che la indossi da 3 giorni interi. Questo è ora il 4º giorno, amen? Solo io? O ci sono persone che non capiscono? Così inconsapevolmente, a causa della frenesia della vita, non prendi il lino fine. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione, assicurarsi di prendere il lino fine. Ci risparmiamo per essere vestiti con il lino fine e prezioso. Questo significa che dobbiamo capire cos'è il coraggio morale. Dobbiamo capire cos'è la condotta etica, dobbiamo capire cos'è l'integrità personale o il carattere divino. E non lo farai bene, giusto? Amen. Se guardo solo i miei ragazzi adolescenti come si vestono, voglio dire, pantaloncini, calzini bianchi, Crocs, vecchia maglietta sporca, pensano che sia figo. Beh, so che non è affatto figo. Quindi devo aiutarli a vestirsi bene e correttamente per certe occasioni. Quindi come ti stai preparando per la venuta del Signore, per il giorno del tuo matrimonio, quando sarai davanti a Lui faccia a faccia? Ti stai preparando per essere conosciuto come un puro per l'eternità? Per qualcuno che rubare è rubato da fratelli e sorelle?
vale la pena essere noti, che non hai mai dato a l'attività di tuo padre finanziariamente, che credi più in Google che in Dio. Carattere divino? Puoi tacere quando parlano di te? Puoi porgere l'altra guancia? E ricorda, solo due guance, bene, questa e questa. Quindi Gesù non disse nulla dopo. Quando la gente ti usa male, quando fai del bene e rompono con te, quando sai che stanno mentendo, ma non ti vendichi sulla tua piattaforma. Sai, tutte queste cose devono accadere a te, così puoi imparare a vestirti con lino fine. Ora, il lino non fa l'uomo, ma è importante essere vestiti bene, altrimenti sembreresti un pazzo, uomo o donna. Voglio incoraggiarti oggi a vivere dal tuo uomo spirituale. È il dono più grande che Dio possa dare all'umanità, l'uomo rinato, il terrinato. E poi viene e ti dà potere con il suo Spirito Santo. Dice: non ti lascerò orfano, ti darò potere. So che lotterai perché sarai ancora tra due mondi diversi, ma ti darò il mio Santo Spirito che ti darà il potere necessario. Ora, puoi vivere con un carattere divino, puoi avere coraggio morale, condotta etica, tutte queste cose, integrità, tutto. Come puoi averlo? Come ha fatto a garantire che tu possa avere e viverci? Con la sua grazia di potenziamento. Ti ha dato la grazia di servire, ti ha dato la grazia di raggiungere, ti ha dato la grazia di dare, ti ha dato la grazia di dire no. Non ti ha lasciato solo, ma voglio che smetti di concentrarti sulla carne e inizi a concentrarti sul nuovo te. Sei pronto, sei stato potenziato con la sua unzione, ti ha dato la grazia. Tutto ciò con cui lotti, hai la grazia di superarlo e vincere. Questo non significa che non fallirai mai. Sì, prenderai quella biancheria intima che non avresti dovuto indossare e la indosserai di nuovo per ignoranza. Ma questo non ti rende sporco. La biancheria intima è sporca. O i pantaloni sono sporchi. O la giacca è sporca. Scegli meglio. Amen. Svegliati un po' più presto. Preparati per la giornata. E a volte, nella vita, siamo come quella persona alzandoci tardi, prendendo cose a caso, correndo, e indossiamo le cose sbagliate e ce ne rendiamo conto. Ma hai visto la scorsa settimana il video dove il ragazzo correva alla fermata e poi aveva le macchie sulla sua camicia bianca? E ti trovi in quella situazione e pensi: questo è la fine. Non lo è. Significa solo che non eri preparato. Dai, sei con me stamattina? E prima di andare, voglio che ti alzi in piedi, per favore. Ogni campus, ogni luogo da cui stiamo guardando, voglio che lo diciate con me. Gesù mi ha reso nuovo, mi ha potenziato. Ora, se non vedo tutti voi dirlo, allora ricominciamo, ricominciamo. Gesù mi ha reso nuovo, mi ha dato potere. Per prosperare, non per fallire, ma devo vestirmi bene con vesti di lino fine, vesti di giustizia, perché sono potenziato dalla sua grazia potente. Ora diciamolo di nuovo: Gesù mi ha reso nuovo, mi ha potenziato per prosperare e non fallire. Ma devo vestirmi con vesti di lino fine, vesti di giustizia,
atti di giustizia, attraverso la grazia potente. Puoi farcela. Smetti di concentrarti sul peccato, concentrati sul Figlio. Smetti di concentrarti sulla tua povertà, concentrati sulla tua ricchezza. Smetti di guardare al passato, futuro. Smetti di pensare al non perdono, concentrati sul perdono. Concentrati sul nuovo te, sul te potenziato, sul te unto, sul te designato. La grazia riempie te. Il diavolo cercherà di mostrarti. Ieri Dio ti mostrerà sempre. Domani chinate il capo e chiudete gli occhi. Nessuno si muova, per favore. Prima di andare oggi ho una domanda importante. La tua vita è giusta con Dio? Hai la piena certezza della vita eterna? Perché prima di andare oggi vorrei davvero pregare con chi non è sicuro di cosa accadrà domani. Amici, c'è un paradiso da guadagnare e un inferno da evitare. C'è un paradiso da guadagnare. C'è una vita dopo la morte. C'è una vita dopo la morte, vivendo con Dio per l'eternità. O una vita dopo la morte senza Dio per l'eternità. Vivere senza Dio in questo mondo e nel mondo che verrà non è ciò che Dio vuole per te. Ti ama. Sei prezioso. Vuole invitarti alla nuova cosa che sta facendo, creare un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova creazione. Vuole renderti nuovo e parte di essa. Prima di andare oggi vorrei pregare per te che dici: lo voglio. L'unico modo per riceverlo è tramite la fede in Gesù Cristo, credendo in ciò che Gesù ha fatto per l'umanità, agendo su di esso e ricevendolo. Tu sarai rinato, diventerai parte della nuova creazione. E prima di andare vorrei pregare per te. In ogni campus, ogni spazio in cui ci riuniamo, se sei tu di cui parlo e dici: Tabò, includimi in questa preghiera. Vorrei chiederti di fare qualcosa per me in silenzio, senza vergogna, ovunque tu sia, mentre tutti gli occhi sono chiusi e le teste sono chine. Se vuoi che preghi con te, voglio che tu in silenzio alza rapidamente la mano, di: eccomi, prega con me. Voglio essere in questa preghiera e pregherò insieme a te e tutta la tua vita cambierà, ovunque tu sia. In questo auditorium, in fondo all'auditorium, grazie, vedo la tua mano. Se hai alzato la mano, puoi abbassarla, ma preghiamo con te. Lì a Seven Oaks, South Ridgeworth, East Barnard, Durham, in qualsiasi altro campus e anche online, e dici: ho bisogno di essere incluso in questa preghiera, lascia che preghi con te. Silenziosamente, senza vergogna, alza la mano, di: eccomi, voglio che tu mi includa in questa preghiera e ti prometto, questa preghiera cambierà la tua vita. Quindi Padre, ti ringraziamo per ogni persona che sta dicendo sì nel loro cuore, per tutti quelli che stanno alzando la mano. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà nel nome di Gesù, e tutto il popolo di Dio dice amen. Se ricevi la parola con me, per favore dai a Gesù un grande applauso. E prima di andare, mentre applaudiamo, vorrei incoraggiarti, coloro che hanno alzato la mano, coloro che non l'hanno alzata, forse hai solo detto sì nel tuo cuore, è importante per me pregare con ognuno di voi. Vorrei chiederti di farmi un grande favore, di uscire rapidamente dal tuo posto. Vieni all'altare qui davanti. Se sei in fondo a questo auditorium, voglio che tu venga alla sezione di vetro. Esci dal tuo posto, di al vicino accanto a te di camminare con te, cammineranno volentieri con te. In ogni altro campus voglio che tu esca dal tuo posto e ti diriga verso l'altare in ogni auditorium. Pregheremo tra poco e la tua vita cambierà per sempre. Quindi per favore non restare seduto, vieni subito, vieni, vieni a Gesù. Oggi è il tuo giorno, questa è la tua ora. Vieni a Lui così come sei, perché ti ama e ti chiama a un futuro migliore.
stanno andando all'altare in ogni auditorium. Grazie mille a tutti voi. Voglio che mi dedichi un momento del tuo tempo, ovunque tu sia davanti all'auditorium. So che sembra strano, ci sono passato, l'ho fatto. Ma voglio che tu sappia che Dio ti ama. Voglio che tu sappia che ha predestinato che tu fossi qui oggi. E nessuno può farti prendere questa decisione. La Bibbia è chiara, Gesù ha detto, quando innalziamo il suo nome, attirerà uomini e donne a sé, e questo sta accadendo stamattina. E ti guiderò in una semplice preghiera che cambierà la tua vita per sempre. Se ci credi, il Signore ti cambierà come ha cambiato me. E Dio ti ama, Dio si preoccupa di ognuno di voi, quindi ovunque tu sia davanti all'auditorium, anche in piedi nella congregazione, non sei uscito. Voglio che metti la mano sul cuore, voglio che chiudi gli occhi e preghi mentre ti guido. Di Padre Celeste, grazie per questo giorno in cui hai parlato al mio cuore. Ho sentito la tua voce. So di essere un peccatore che ha bisogno della tua grazia e oggi voglio chiederti perdono. Per favore, perdonami per tutto ciò che ho fatto di sbagliato. Chiedo il tuo perdono e ti ringrazio per la tua grazia, per il tuo amore, per la tua accettazione. Oggi ricevo tutto con gratitudine e voglio dire che credo che Gesù è tuo figlio e il salvatore del mondo e oggi sono salvato da Gesù Cristo. Riempimi con lo Spirito Santo, ti prego. Piantami nella tua chiesa e usa la mia vita per il tuo scopo, per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. E amen. Se hai pregato con noi, stando davanti a una congregazione, troverai persone che ti salutano ora, guarda a sinistra, guarda a destra. Voglio chiederti di fare un favore. Seguili fuori dall'auditorium per 2 minuti. Vogliamo darti un regalo e una Bibbia e poi ti riportiamo subito indietro. Non faremo nulla di strano, vogliamo solo benedirti con un regalo e una Bibbia. Se hai pregato online, per favore vai sulle nostre piattaforme di streaming, inserisci i tuoi dati lì così possiamo contattarti. Vogliamo darti i materiali giusti e collegarti alla famiglia di Dio. Grazie a tutti voi che siete stati con noi oggi, persone meravigliose. Vi amiamo, sappiamo che Dio ha un grande piano e un futuro per ciascuno di voi. Voglio incoraggiarti questa settimana a uscire nel tuo mondo, trovare qualcuno a cui puoi testimoniare, invitarlo alla tua cellula domestica, portarli in chiesa perché sappiamo che Gesù è vivo e farà un miracolo nelle loro vite. Amen. Passa una settimana meravigliosa, Dio ti benedica e ciao.